Eccoci appassionati di cucina, ben ritrovati. Oggi siamo a Piano d'Orta da Conad Tango perché in puntata ci sarà uno chef veramente speciale. Torna a grande richiesta da Chef in Cucina il grandissimo chef gluten free Marcello Ferrarini. Dobbiamo fare una spesa oculata. Seguitemi. Ecco il nostro primo prodotto che deve essere rigorosamente gluten free. Acquistiamo della rucola affidandoci ovviamente a Conad Percorso Qualità, marchio CPQ, filiera controllata in tutte le sue fasi. Con Conad portiamo la sicurezza sulle nostre tavole. Beh, la cura di questo reparto ortofrutta è meravigliosa. Conad Tango, numero 1. Beh, e questo è il reparto preferito del nostro chef Marcello Ferrarini. Un assortimento enorme, tantissimi prodotti senza glutine. Perché la cucina senza glutine è buonissima. Ecco il nostro secondo prodotto senza glutine. Ovviamente ci affidiamo al marchio Conad. Ottimo rapporto, prezzo-qualità. Ed ecco il nostro terzo prodotto pieno di gusto e di profumo dello zafferano e anche in questo caso ci affidiamo al marchio Conad. Beh, amici, con questa spesa chiederò al nostro chef Marcello Ferrarini di realizzare 3 ricette diverse. Corriamo in cucina! Eccoci amici di Chef in Cucina, ben ritrovati, si preannuncia un puntatone fantastico perché al mio fianco c'è il grandissimo chef oramai diventato famosissimo, Marcello Ferrarini, chef gluten free. Ciao a tutti amici abruzzesi e ben ritrovati. Io sono contentissima Marcello Anch'io. Di averti qui e vorrei innanzitutto ringraziare Antonio Di Giovacchino, chef di Fontartana, per la stupenda location. Io vorrei approfittare un attimo per ricordare ai nostri telespettatori un tuo progetto importantissimo che è questo qui e vorrei chiederti di parlarcene. Ma questo ovviamente è il mio nuovo libro, è tutta un'altra pasta, edito da Mondadori, dove ho raccontato la mia storia da celiaco e da chef attraverso 13 capitoli, tutti da leggere. All'interno abbiamo 45 ricette, insomma credo che sia un bel regalo di Natale visto che ci avviciniamo al Natale. Assolutamente sì, io lo leggerò tutto d'un fiato perché sono allora dopo te lo omaggio e te lo dedico. Assolutamente sì, ti ringrazio. Bene Marcello, noi abbiamo già lavorato insieme nella scorsa edizione e tu sai che io ogni volta faccio della spesa e oggi mi sono mantenuta proprio in Abruzzo e ho comprato dello zafferano. Bene, allora con questo zafferano andremo a fare una pappardella ripiena con della carne bianca, quindi pollo tacchino, e una vellutata di broccoli da mettere sotto e questo pollo ci servirà per il ripieno di una pappardella ripiena, appunto. Quindi facciamo una pappardella, la copiamo. Io questa ricetta la chiamo il serpente nel bosco, poi capirai il serpente nel bosco, sì, è molto intrigante. Bene, partiamo con la prima operazione. Molto velocemente taglio un po' di cipolla per fare il fondo e dopo andiamo anche a mettere i broccoli a cuocere. E i broccoli li facciamo cuocere in acqua e sale o eventualmente anche con un po' di brodo vegetale, perché no, che gli diamo un po' più di sapore. E andiamo a cuocere il pollo o il tacchino in olio, sale, un pochettino di pepe, ma anche poco. Okay. E dopo andiamo a realizzare la pasta fresca. Benissimo, benissimo. Allora io vado ai fornelli con i broccoli che li mettiamo subito a bollire. Ok. Quindi giusto un salto nell'acqua. Sì, sì, acqua o brodo vegetale li andiamo a cuocere e poi dopo li andremo a frullare appunto con la sua stessa acqua che ci faranno da fondo. Invece, come ti dicevo, la cipolla la andiamo a mettere in una padellina con un filo d'olio, accendiamo i fuochi del buon Antonio. Quindi pollo tacchino lo andiamo a cuocere con la nostra cipollina. Ok. E visto che mi hai portato lo zafferano,
ci andiamo a mettere anche un po' di zafferano. Benissimo. Che darà sapore e colore. Gusto al nostro ripieno. Al nostro ripieno. Bene. Un paio di minuti e facciamo lavorare il tutto, dopodiché appena avrò il ripieno pronto vado a stendere la pasta e okay. Praticamente la ricetta è quasi fatta. Ovviamente dobbiamo far cuocere bene la carne bianca, che potrebbe essere, come ti dicevo, pollo, tacchino, ma anche agnello, sì. Perché no, casomai, è una bella rivisitazione in chiave abruzzese. In chiave abruzzese, sì, certamente, perché no? Poi, insomma, le tue intuizioni, Marcella, noi le prendiamo come oro colato. Io tolgo il glutine, ma non tolgo il sapore. Non togli il gusto. Il sapore, bravo. Infatti la tua trasmissione è senza glutine, con gusto. Guarda, qui praticamente abbiamo fatto, la carne si è rosolata bene. Ci aggiungiamo al limite un filo di brodo preso dai nostri broccoli e andiamo a frullare il tutto. Una volta che è pronto vado a stendere la pasta e facciamo il ripieno. Eccoci qui, Marcello, pronti per frullare praticamente. Sì, andiamo a rendere un pochettino più omogeneo il tutto perché poi ci servirà da ripieno appunto delle nostre pappardelle. Quindi con un frullatore ad immersione andiamo poi a regolare eventualmente di sale, pepe, quello che dovesse servire. E poi stendo la pasta. Vuoi frullare tu mentre io inizio? Sì. Dai, allora per la nostra pasta senza glutine 110-115 grammi di farina. Io lavoro come sapete sempre a mano proprio per sentire le consistenze. Un uovo intero e un albume. Il tutto diventa omogeneo. Dopo con un cucchiaio lo metti dentro la sac à poche. Benissimo. Andiamo a creare quindi la nostra palla, ci vuole un minimo di pazienza proprio per, essendo privo di glutine, dobbiamo riuscire ad addensare, a trovare una giusta consistenza. Questo lo si fa appunto con l'albume d'uovo. Dopodiché lo lavoriamo con intensità e velocità per far sì che la pasta non si secchi e andiamo a stendere la mattarella. Come vedi vado a lavorare a mano proprio perché preferisco lavorare a mano proprio per verificare anche le consistenze, il grado di umidità. Certo. Ricordatevi che gli impasti senza glutine devono essere necessariamente sempre un po' più umidi rispetto a quelli normali, se vogliamo parlare di normalità. Quindi vado a stendere la pasta e facciamo proprio questa pappardella che poi andremo a riempire. Come vedi ho utilizzato un po' di farina anche nella parte della spianatoia proprio perché non si attacchi e la giro spesso. Allora la allarghiamo un po' per creare appunto questa pappardella. Come vedi è un po' più delicato rispetto alla sfoglia normale. Infatti credo che insomma vorrei provare insomma a fare... Io credo sia... ti consiglio di provare perché... Sì. È una cosa completamente diversa secondo me, cioè un impasto diverso, va lavorato diversamente. Sì, con un po' più di grazia anche, no? Un po' più di delicatezza. Delicatezza, brava, brava. Allora, andiamo a rifilare. Ne teniamo uno un po' più sottile. Ed uno leggermente più ampio, che sarà quello che andremo a mettere sopra. Andiamo a spennellare con il tuorlo per far sì che si possa chiudere bene la pasta e ci mettiamo il nostro ripieno. Ecco perché serpentone. Il no? serpentone Eccolo nel bosco. Qua, il serpentone. Ora hai capito il perché. Adesso ho capito il perché. La chiudiamo bene. In modo tale che così in fase di cottura non gli facciamo la classica forma del serpente. Rifiliamo ulteriormente anche per sigillare e con questa andiamo in cottura. 5 massimo 6 minuti dovrebbero essere sufficienti. Vellutata di broccoli, Jennifer, a te il compito. Oramai sono la frullatrice ufficiale dello chef Ferrarini. Vai. È proprio bello anche proprio per presentare ai bambini. Sì, infatti, è un modo per fargli mangiare la verdura. Brava. Quindi adesso trasferisco tutto in un bel piatto abbastanza ampio. Ma che tecnica! Non la conoscevi questa? No, assolutamente no. Si usa spesso con i risotti. Ah, questa dai. Questa tecnica, non lo sapevi. Ok, no, non lo sapevo. Manteniamo giusto un grado di consistenza un po' pettino più cremosa, anche perché dopo ci dobbiamo adagiare il nostro serpente nel bosco, che è già in cottura.
4-5, massimo 6 minuti dovrebbero essere sufficienti. Vado a controllare la pasta, ma dovrebbe essere pronta. 2 minuti e ci siamo. Ok. La pasta è pronta. Ecco qua il nostro serpente nel bosco. Guarda, eh? Eh sì! Lo asciugo un attimo, lo lascio un minimo raffreddare, ma proprio giusto un secondo per poterlo arrotolare. E lo arrotoliamo in questo modo e lo mettiamo al centro del piatto. No, è fantastico! È fantastico! E visto che parliamo di bosco, andiamo a ricreare con delle erbe aromatiche. Ricostruiamo anche veramente gli elementi del bosco. Brava! Diventa un'avventura. Andiamo a metterci un po' di zafferano per dargli un po' di colore. Sì, è stupendo, Marcello. Ti è piaciuta questa ricetta? Tantissimo, tantissimo. Ma perché posso farla per i miei bimbi? Brava. Che insomma io... Un filo d'olio crudo che non fa mai male. Anche oggi, senza glutine, con gusto, il serpente nel bosco. E direi, come dice il mio libro, tutta un'altra pasta. Tutta un'altra pasta, assolutamente. Guardate che meraviglia. Un piatto perfetto per i nostri bambini, ma anche per gli adulti. E a questo punto io ti chiedo di proporre un vino che, insomma, possiamo abbinare, certo, a questo piatto meraviglioso. Tu cosa hai pensato? Vediamo un po' se... Allora, io così, a lume di naso, proporrei, sì, una cococciola. Mi piace, secondo me si sposa bene. Marchesi de Cordava, anche perché tu sei in Abruzzo e questa è una cantina meravigliosa che rappresenta perfettamente il nostro territorio, prodotti veramente eccellenti, di altissima qualità, e visto che insomma tu sei ospite nella mia trasmissione, facciamo oggi un brindisi. Facciamo un brindisi, ti verso io del vino e ti chiedo anche di assaggiarlo per, certo, insomma, per darci una tua impressione. E visto che tu sei stata così gentile, io sai cosa faccio? Mm-hmm. Il minimo che posso fare, ti omaggio del mio libro. Ah, meraviglioso! Ecco, oggi, insomma, sono felicissima. Facciamoci un sorso d'Abruzzo. Ci vediamo domani. Alla prossima!